seconda giornata dell'Udecup 2018 che vedeva scontrarsi Lazio contro Liguria e vede vincere i primi con un punteggio di 79-43. Siamo qui con il numero 8 della formazione laziale, Gabriele Caos. Ciao. Ciao. Ok Gabriele, una tua opinione sulla partita, com'è andata? Siamo partiti subito forti dall'inizio e abbiamo trovato subito un sacco che poi ci siamo portati lungo tutta la partita. Diciamo, quindi una cosa abbastanza facile o pensavate che potessero rientrare? Sinceramente io non l'ho pensato che potessero rientrare, però comunque abbiamo sempre tenuto la testa nella partita e noi abbiamo dato comunque l'opportunità, se anche ci fosse. Ok, e se tu dovessi trovare un aspetto tecnico che vi è mancato nella partita che potrebbe penalizzarvi nella prestazione di domani? I rimbalzi. Cioè abbiamo un po' faticato a un certo punto della partita, soprattutto nel terzo quarto, però... Rimbalzi difensivi o offensivi? Più difensivi, ci hanno un po' penalizzato. Quindi nella parte del tagliafuori? Sì. Ok. E se tu dovessi dire cos'è che invece ha penalizzato maggiormente i vostri avversari? Cioè la nostra fisicità, la nostra velocità e tecnica. Comunque siamo stati molto più veloci e rapidi di loro. Ok. Vedo che hai fatto 18 punti, un'ottima prestazione, considerato un minutaggio relativamente scarso, 13 minuti di partita, 18 punti, è un buon risultato. Pensi di poter fare di più? Pensi di poter migliorare? Certo, certo, molto meglio. E in particolare ti piacerebbe migliorare su un aspetto in particolare o dici devo ancora crescere? Certo, penso dovrei migliorare tutto, partendo soprattutto dalla difesa e poi anche l'attacco, facendo meno palleggi soprattutto. Ok, perfetto. E come ti stai trovando a Ludel Camp? Bene, bene. Ci stiamo divertendo molto sia in campo che fuori, soprattutto in Ludel, dove ci divertiamo molto. Ok, fantastico. Un pronostico prima della partita di domani? Cioè, non si fanno, però spero di vincere, come sempre. La formazione emiliana è abbastanza agguerrita. Sì, vi fanno paura o pensate di poterci giocare? No, si pensa sempre che si può battere comunque tutti, anche se sono più forti o meno. Bisogna entrare però giustamente lì in campo. Ok, ottimo atteggiamento. E io non ho altre domande da farti, se vuoi dire qualcosa? Vorrei salutare i miei amici di Ponte di Nora e la mia famiglia. Ok. Allora, ti ringrazio per essere qui, della tua disponibilità e per ora è tutto. Ciao!